Ben trovati in questo spazio di Radio Quarantena. Parliamo di sindacato, lotte e resistenze. Io sono Eliana Como, sindacalista, portavoce nazionale di Riconquistiamo Tutto, l'area di opposizione in CGL. Bentrovati e buon anno. Ci siamo lasciati alla fine dell'anno scorso sperando in un 2021 tutto sommato migliore. L'inizio però non è esattamente di buon auspicio. Oggi parliamo di stragi, come quella che nel 2009 portò alla morte di 32 persone alla stazione di Viareggio. Dopo anni di processi, l'8 gennaio di quest'anno, la quarta sezione della Corte di Cassazione ha emesso il suo verdetto finale. L'episodio risale alla sera del 29 giugno 2009, quando poco prima della mezzanotte, il deragliamento di un treno merci che stava passando dalla stazione di Viareggio, probabilmente a causa del cedimento di un asse di un carrello, danneggiò una cisterna contenente GPL. La fuoriuscita del gas innescò un incendio che presto degenerò in una violenta esplosione che investì la zona circostante, incendiando in pochi istanti le abitazioni vicine. Morirono 32 persone. Molte persero la vita in pochi minuti, investite dalle fiamme o travolte dal crollo degli edifici. Morirono per lo più nelle loro case. Qualcuno stava dormendo. Altre venticinque persone rimasero ferite, riportando ustioni permanenti. La Corte di Cassazione ha stabilito l'annullamento della condanna per omicidio colposo di Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di FS, e di Michele Elia, amministratore delegato di RFI. L'accusa è andata in prescrizione, non essendo stata riconosciuta l'aggravante della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Moretti e Elia torneranno a processo, ma solo per strage colposa. Il reato di omicidio è andato in prescrizione. Questa sentenza, accolta in tribunale dalle urla di dolore dei familiari delle vittime, ha ribaltato in un colpo le sentenze precedenti, quella di primo grado del 2017 a Lucca e quella della Corte d'Appello del 2019 a Firenze, che avevano condannato Moretti alla detenzione pena che non era mai stata scontata, ma che aveva riconosciuto perlomeno le colpe di una gestione del sistema ferroviario focalizzata su profitti e interessi aziendali, non sulla sicurezza del personale viaggiante, dei passeggeri e dei territori attraversati. So bene che nessuna sentenza avrebbe potuto dare giustizia a una strage come questa, né lenire in alcun modo il dolore delle famiglie, da sempre impegnate nella vicenda giudiziaria e nelle mobilitazioni che fin dall'inizio l'hanno accompagnata. Ma quella della Corte di Cassazione, l'8 gennaio, è proprio una sentenza vergognosa, grida vendetta. Prima di tutto perché umilia le vittime e le loro famiglie, poi perché mette in discussione di fatto un principio fondamentale nella lotta per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Non aver riconosciuto l'aggravante della violazione delle norme di sicurezza rappresenta infatti un precedente pericoloso e cancella il valore di ammonimento che le precedenti sentenze avevano mandato alle aziende di trasporto e di servizi strutturali sulle responsabilità e i rischi delle loro scelte relativamente alla salute e alla sicurezza un duro colpo, che si aggiunge al licenziamento a suo tempo di Riccardo Antonini, ferroviere RLS e da sempre dirigente sindacale della sinistra di classe interna alla CGL. Riccardo, accusato di essere un dipendente infedele all'amministratore delegato Mauro Moretti, pagò in prima persona il suo impegno per la sicurezza sul lavoro accanto alle vittime della strage di Viareggio. Ferrovia dello Stato lo licenziò testualmente per essersi posto in evidente conflitto di interessi con la società. Tradotto, lo licenziò per l'impegno a fianco dei familiari delle vittime della strage, compresa la sua partecipazione all'incidente probatorio a titolo gratuito per i familiari e il sindacato. Fu un licenziamento evidentemente politico, quindi discriminatorio, ma i giudici non riconobbero mai il diritto alla reintegra. Ora Riccardo è in pensione, continua a militare nel sindacato ed è in prima linea, come sempre, a fianco dei familiari della strage di Viareggio, ma il messaggio allora fu chiaro. Guai a denunciare le aziende che non rispettano la sicurezza, perché giusto o meno il rischio, anche per gli RLS, è il licenziamento. E cose come l'obbligo di fedeltà, di riservatezza, il rispetto del codice etico aziendale, il conflitto di interessi vengono prima anche della vita di trentadue persone. La punizione di Riccardo è ancora più incredibile e ingiusta se si considera che invece in questi anni a essere promosso incensato è stato Mauro Moretti, fino alla definitiva assoluzione dal reato di omicidio colposo della Corte di Cassazione. Nel 2010, l'anno dopo la strage, il presidente napolitano ebbe addirittura il coraggio di nominarlo cavaliere del lavoro. Fu poi designato amministratore delegato di Finmeccanica, ora Leonardo, cioè una delle aziende a partecipazioni statali più importanti di questo paese, ruolo che ricoprì dal 2014 al 2017. E fino al 2019, quindi dopo essere stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Lucca e poi dalla Corte d'Appello di Firenze, ha continuato ad essere presidente della Fondazione FS. Ancora più odioso per me fu il riconoscimento che gli celebrò la Filte Nazionale, la categoria dei trasporti della CGL, di cui Moretti fu segretario nazionale dal 1986 al 1990, prima di usare il sindacato come trampolino di lancio per la sua carriera imprenditoriale e politica. Nel 2014 fu invitato al congresso della Filte di Firenze per discutere, pensate un po', di sicurezza e trasporto sostenibile. I familiari delle vittime chiesero di poter intervenire anche loro, ma non fu loro permesso di entrare. Rimasero fuori e con loro Riccardo Antonini, che pure era delegato al congresso, ma scelse giustamente da che parte stare. Stessa incredibile scena, quello stesso anno, avvenne a Rimini al congresso nazionale della CGL, al quale Moretti, invitato dai vertici sindacali, fu costretto ad entrare da una porta laterale di servizio perché davanti all'ingresso c'eravamo noi, anche allora, insieme ai familiari delle vittime della strage, per protestare contro questa incredibile decisione di invitarlo al congresso della CGL. Anche se non era ancora stato condannato, fu davvero una scelta incredibile, tanto più perché la stessa CGL era parte civile del processo. Comunque andiamo avanti. Oggi la CGL di Lucca ha indetto giustamente due ore di sciopero contro questa incredibile sentenza della Corte Costituzionale. Uno sciopero sacrosanto che, Francamente, proprio per questo avrebbe dovuto, credo, essere sostenuto da tutta la CGL toscana e anche nazionale. Questa vicenda non è una questione locale e meriterebbe quindi una presa di posizione decisiva e iniziative di mobilitazione, soprattutto, di tutta la CGL a livello nazionale, in particolare della FILT, la categoria dei trasporti. Perché la sentenza della Corte costituzionale riguarda tutti ed è oggettivamente un duro colpo per l'intero sindacato e per la difesa stessa della sicurezza sui posti di lavoro. E perché la strage di Viareggio non è solo di Viareggio. Fu il tragico risultato della liberalizzazione delle ferrovie e del fatto che in nome di utili e profitti la qualità del lavoro e del servizio, la salute, la sicurezza, la vita delle persone, persino in un settore così strategico, diventassero variabili di costo da sacrificare nel quadro complessivo delle priorità aziendali. La privatizzazione e l'aziendalizzazione del sistema ferroviario italiano ha seguito esattamente questa logica dalla focalizzazione sulle tratte di maggiore valorizzazione, soprattutto l'alta velocità e le frecce, all'abbandono al degrado dei servizi di trasporto pendolare, con lo struttura strutturale ritardo con cui si è proceduto in questi anni alla messa in sicurezza dell'insieme della rete ferroviaria italiana. Un ritardo decisivo, di cui la terribile strage di Viareggio, per impatto e modalità, è stato purtroppo solo l'esempio più drammatico, di fatto il più grande incidente ferroviario in Europa negli ultimi trent'anni ma purtroppo non l'unico c'è purtroppo un lungo elenco anche dopo Viareggio nel 2010 l'aces nove morti e 28 feriti nel 2014 andora cinque feriti nel 2016 Andria, 23 morti, 57 feriti. Nel 2018 Caluso, 2 morti e 23 feriti e Pioltello, 3 morti e 43 feriti. Ancora nel 2019, il deragliamento di Lambrate, per puro caso non finito nell'ennesima tragedia. Negli anni precedenti a Viareggio ci furono ancora borticali nel 2007 tre morti e 8 feriti e nel 2005 Roccasecca due morti e 70 feriti e creva il cuore 17 morti 80 feriti un bilancio complessivo di 91 morti per strage ferroviaria negli ultimi 15 anni. Per non parlare di tutti i lavoratori del settore che hanno perso la vita in questi anni sul posto di lavoro, persino il giorno prima della sentenza che ha assolto Moretti, il 7 gennaio, nella stazione di Jesi è morto un uomo di cinquantacinque anni, dipendente di una ditta in appalto per RFI, mentre stava lavorando. La soluzione di Mauro Moretti dall'accusa di omicidio colposo per la strage di Viareggio va quindi persino oltre la responsabilità dei gravissimi fatti accaduti e legittima di fatto un intero sistema dove la sicurezza di chi lavora, degli utenti, dei territori attraversati dai binari dei nostri treni sono soltanto una variabile nei conti economici e nei bilanci delle società indipendentemente da quanto esse siano partecipate dallo Stato. Ricordiamocelo, nessun incidente, nessuna strage sono impossibili da evitare. Impedirle vuol dire però non subordinare la vita, la salute e la sicurezza alle logiche di profitto, mercato, competitività e produttività. E ricordiamoci anche che le cause non sono mai accidentali e gli errori non sono mai umani. La privatizzazione, la deregolamentazione, la precarietà, la catena degli appalti e dei subappalti, i tagli al personale e alla manutenzione non sono mai fattori neutri in queste tragedie come non lo sono le crescenti condizioni di ricatto che pesano su chiunque abbia il coraggio di denunciare il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, di manutenzione e di investimenti dei mezzi e degli impianti. Anche per questo lo sciopero di oggi della CGL di Lucca è importante e avrebbe dovuto essere lo sciopero di tutti. Mi auguro che si recuperi in fretta e si dia continuità ad esso, trasformandolo in un'iniziativa generale di mobilitazione di tutti sulla sicurezza. Per il resto, non posso che abbracciare virtualmente i familiari delle vittime della strage, donne e uomini che con la loro associazione il mondo che vorrei ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni e che mi hanno insegnato una cosa preziosa nonostante il dolore e nonostante l'ingiustizia mai perdere la speranza e mai smettere di lottare per il mondo che vorremmo. Noi continueremo a stare accanto a voi. Grazie intanto per avermi ascoltata, ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre qui, su Radio Quarantena.